Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Berlusconi, Paolo Mieli ha ricordato il famoso scoop del Corriere del 94, dando, dove il Corriere pubblicò per primo la notizia dell'avviso di garanzia. Berlusconi non lo sapeva, era a Napoli, questo lo sanno tutti. E c'erano state voci malevole che a un certo punto avevano detto magari l'ha fatto uscire lui, e Paolo Mieli si era molto arrabbiato. Si era arrabbiato, detto, come l'ha fatto uscire lui? No, ma ha messo un elemento in più. Ha raccontato, naturalmente l'autore di questo pezzo era Goffredo Buccini, per questo lo chiediamo a lui, certo. È stato tirato in ballo esplicitamente, e Paolo Mieli ha detto, in realtà questa notizia noi ce l'avevamo non la sera prima, ma addirittura dall'ora di pranzo del giorno prima, e la cosa che rimarcava è, ma la cosa grave è che nessun magistrato della Procura di Milano ci abbia chiamati per dirci, per chiedere perché. Allora volevo chiedere, visto che c'è... Neanche Buccini è chiamato, Paolo Mieli non è stato chiamato. Ma dice neanche Buccini. Neanche Buccini. E anche Buccini intanto forse di quella uscita... Dice, vai. Forse ci dice qualcosa di più, vediamo. Scusami se ho invaso. No, figurati, era molto interessante, avevo notato anch'io ieri questo passaggio, prego. Senza rivelare alcunché, vi posso dire che la notizia c'era nota... allora però che gioco è? Come senza rivelare dalla alcunché? Mattina. Dalla mattina... Sbaglia Paolo, non dal giorno prima, dalla mattina, per il semplice motivo, vi spiego anche perché, ma l'ho scritto, abbiamo scritto io, Gianluca, eccetera, che quello era il giorno della Virgo Fidelis, cioè la festa dell'arma dei carabinieri, della padrona dell'arma. E Gianluca è figlio di un generale dei carabinieri, e lui quella mattina vede una grande movimento di alti ufficiali dell'arma e vanno da Borrelli. E quindi dice a questi che escono, dice, ma che è sta? Tenete conto che era nell'aria da mesi che ci fosse questa cosa. E chiede a questi, dice, ma cos'è sta cosa? E quelli gli dicono, no, la festa della Virgo Fidelis. Siccome quello è figlio del generale, non ci casca su questa scemenza. E mi telefona. E io quella mattina sono a Roma, sto parlando con la Russa, sto intervistando niente proprio di meno che il futuro presidente del Senato. E stiamo parlando, e lui sta tenendo peraltro un'intervista tutta difensiva verso i magistrati di Milano, perché la Russa, da buon ex missino, era totalmente forcaiolo e giustizialista. Poi naturalmente gli anni passano e così si cambia, insomma. E dopodiché Gianluca mi avverte, e da quel punto in poi non vi dirò nulla, perché si mettono in moto i meccanismi del Corriere del Sera. Per quanto riguarda il fatto che non ci hanno chiesto nulla, a me era ovvio che non chiedessero nulla, perché io ero indagato di procedimento connesso, avendo diversi fatti, tutti quanti connessi alla professione, e non diffamazioni, tutte cose nobili, cioè aver pubblicato delle notizie che non andrebbero pubblicate, cioè cose di cui non mi vergogno neanche un po', che però ti portano addosso indagini della magistratura. Se tu sei indagato per procedimento connesso, hai la facoltà di non rispondere, cioè non ti possono chiamare come testimone. Se ti chiamano come testimone, opponi il tuo status. Quindi era ovvio che non mi chiedessero niente, perché non potevano chiedere niente. Quanto a Mieli, ognuno risponde per sé, e io non ho idea di cosa abbia fatto e detto Paolo. Però credo che fondamentalmente insinuava che fosse uscito dalla procura, mi sembra di capire, visto che la procura non si era mai interessata, preoccupata di non aver voluto vedere. Anche perché ho 62 anni, e come si dice, quando potremo raccontare tutta la verità l'avremo dimenticata. Io l'ho quasi dimenticata, e non c'è niente da fare. Va bene, altre notizie, Alessio. Stavo cercando dichiarazioni di Elly Schlein.